Sono numeri record quelli dell'ottava edizione del concorso di borse di studio Fair Play, Etica e Sport, indetto dall'Associazione Premio Internazionale Fair Play in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale. Ad ospitare la cerimonia delle consegne questa mattina la Sala dei Grandi della provincia di Arezzo. Abbiamo visto una partecipazione massiccia, per la commissione è stato veramente un lavoro molto arduo individuare i vincitori. Il plauso va a tutti gli insegnanti che hanno recepito questo messaggio e hanno invogliato i ragazzi a partecipare. Il tema centrale di questa edizione, con il quale si sono dovuti confrontare gli studenti aretini, è stato il fenomeno del bullismo. E parlare ai giovani di fair play bisognerebbe cominciare da subito, da sempre, fair play, gioco sicuro, e quindi insegnare loro che tutto il mondo che li circonda ha delle regole. Partire dalle regole del campetto quando si va a giocare sotto casa, nel rispetto delle prerogative degli altri, al rispetto reciproco in ogni ambiente e quindi rispetto della persona e quindi gioco sicuro in ogni momento della propria vita, quindi anche soprattutto parlare di tematiche che in questo momento, ahimè, ci sconvolgono, come il bullismo. Nel corso della cerimonia di consegna è stato inoltre svelato il nome dello studente che la sera del 6 luglio riceverà il premio speciale Fiamme Gialle nella categoria Studi e Sport. Si tratta di Matteo Tanganelli, studente del liceo scientifico Francesco Redi di Arezzo, che pratica atletica leggera. Essere davvero corretti in uno sport è una delle cose principali. E penso che l'atletica offra questo valore più di tutti.